Beh, non è che nella vita accade sempre ciò che desideriamo. Spesso ci facciamo travolgere dagli avvenimenti e a forza di tentativi andati a male, a un certo punto decidiamo, consciamente o inconsciamente, di arrenderci. In realtà queste delusioni spesso ci portano a un livello tale di demotivazione, ci fanno così sentire come stupidi e incapaci, che ci portano a una sorta di immobilismo, a far sì che noi non riusciamo più a renderci conto che quelle situazioni andrebbero semplicemente affrontate in maniera diversa. Credo che quello che potrebbe essere d'aiuto in quei momenti e che mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse quando mi ci trovo, sono alcune cose che mi rimettono in bolla. In realtà sono cose stupide, che poi alla fine, mi aiutano però a ritirarmi su da quei momenti in cui mi sento particolarmente triste o demotivata. Innanzitutto cerco di prendermi un pochino di tempo per metabolizzare ciò che sta accadendo. Subito dopo comincio a mettere attenzione su altro, cercando di spostare il mio focus. Magari mi sono accorta in questi anni che le cose manuali mi aiutano veramente tantissimo e quindi riorganizzare una stanza o ridipingere qualcosa, qualche mobile, qualche complemento, oppure semplicemente fare la spesa, uscire, andare al supermercato e preparare una bella cenetta mi aiutano tanto. Ma a volte anche guardare un film che mi piace molto, leggere qualcosa di coinvolgente o semplicemente ascoltare la mia musica preferita, può essere qualcosa che mi aiuta veramente a riportarmi ad uno stato di energia superiore. Quando invece sono veramente messa male, 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 quindi la mia emotività è proprio sotto il livello delle scarpe, lì davvero devo uscire di casa, farmi una bella passeggiata in mezzo alla natura. Una bella corsa e devo dire che questo mi rimette sempre in carreggiata. È che spesso però viviamo nell'attesa che qualcun altro possa aiutarci sostituendosi in qualche modo a noi, no? Se ti è mai capitato, ti sarai accorto che questo in realtà succede poi con scarsi risultati, perché a volte l'aspettativa che noi riponiamo sugli altri va ad appesantire ulteriormente la nostra condizione rendendoci ancora più nervosi. Personalmente mi sono accorta che se il focus lo manteniamo su noi stessi, possiamo davvero essere più allineati e aperti verso gli altri. E questo può accadere volendoci semplicemente un pochino più di bene, ritagliando un pochino più di tempo per noi, facendo magari delle attività che amiamo davvero. Mi auguro che questi miei suggerimenti possano esserti d'aiuto. Magari ci vedremo al prossimo video, ma ricordati che credo che piangersi addosso o incolpare gli altri ti darà solamente quella sensazione temporanea di toglierti quel peso, no? Quando in realtà ogni cosa che fai è determinata da come pensi e da come ti senti. E quindi prova a saper cambiare partendo da te.